Noi professionisti che evidentemente siamo a contatto con una realtà come quella della crisi familiare in particolare, sappiamo bene che in effetti anche se non ci sono delle evidenze eclatanti, però purtroppo in tante famiglie sull'isola di Ischia, per una condizione soprattutto io direi di arretratezza culturale, si verificano sempre più spesso episodi, ma che non definirei tali, ma fatti delittuosi particolarmente preoccupanti, che non sempre vengono fuori proprio per questa condizione di minorazione psicologica in cui soprattutto alcuni partner vivono. Perché poi la battaglia che bisogna fare, anche qui è una battaglia di civiltà, perché ci dovrebbe essere la consapevolezza da parte di chi ricopre determinati ruoli a livello istituzionale, che in effetti gli esempi sono sempre fondamentali. Noi come categoria siamo stati molto penalizzati da questa chiusura che c'è stata, perché in effetti avevamo programmato una serie di eventi molto importanti a livello per esempio di scuole medie inferiori e superiori per cercare di incominciare a seminare, perché io dico sempre che è molto molto importante fare questa forma di investimento sui minori, sui ragazzi, perché in effetti solo creando una mentalità e una sorta di rivoluzione culturale rispetto a determinati modelli che ritenevamo superati ma che non sono stati superati, si possa raggiungere un obiettivo che è quello della civile convivenza anche all'interno dei nuclei familiari. E purtroppo questa situazione eccezionale che noi stiamo vivendo a livello nazionale sta rendendo ancora più evidente ciò che si sapeva, e cioè che il contatto all'interno delle case, delle abitazioni, quindi la chiusura verso l'esterno, sta in qualche modo comportando un incremento di situazioni di violenza che purtroppo non sempre vengono denunciate. Quindi ci dovrebbe essere una sensibilizzazione dell'opinione pubblica quanto più persuasiva, proprio per cercare, ripeto, di far capire alle nuove generazioni che bisogna cambiare, mutare modello. E spero che, nonostante tutte le difficoltà, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, riusciremo nel raggiungimento di obiettivi che noi ci eravamo prefissati come direttivo dell'associazione dal momento dell'insediamento. Purtroppo, ripeto, queste difficoltà anche di comunicazione, di collegamento, ci hanno penalizzato enormemente.